Sequestro record eseguito dai carabinieri del Comando Provinciale di Torino. Il valore delle 29 società coinvolte nell'inchiesta, quantificato secondo il volume di affari riferibile all'anno d'imposta 2017, è di complessivi 250 milioni di euro. I carabinieri del Comando Provinciale di Torino, supportati da quelli di Cosenza, Milano e Vercelli, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per reati di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, concernente 29 società attive nel settore energetico e consulting finanziario, delle quali 8 con relative unità immobiliari, 79 conti correnti bancari, 25 carte postpay e prepagate, 6 autovetture, contanti e lingotti in oro per un totale, escluso il valore delle società, di 2,5 milioni di euro. In particolare è stato accertato che il sodalizio criminoso, con il coinvolgimento a vario titolo di complessivi 31 indagati, mediante reiterate intestazioni fittizie a società create ad arte anche con uso di identità false inesistenti, ha indebitamente percepito fondi pubblici e privati attraverso truffe, illecite detrazioni fiscali e frodi bancarie per diversi milioni di euro. L'attività rientra nell'ambito dell'indagine Avatar, che ha permesso nei giorni scorsi di arrestare 6 imprenditori. Sequestrati il saldo complessivo dei conti correnti, che al momento in cui è stato richiesto il sequestro supera milioni di euro. Il valore delle 29 società coinvolte, operanti con le ragioni sociali più disparate, dai trasporti alla ristorazione, al wellness, al finance and consulting, quantificato secondo il volume d'affari e riferibile all'anno d'imposta 2017, di complessivi 250 milioni di euro. Le autovetture, che hanno un valore approssimativo pari a 50.000 euro, nel medesimo decreto vengono altresì inseriti e quindi risequestrati in via preventiva patrimoniale i lingotti d'oro e il contante già rinvenuto per il valore complessivo pari a 1,5 milioni circa di euro. In totale, escluso il valore delle società, operazione Avatar ha consentito di sequestrare somme contanti d'oro pari a 2.500.000 euro.